diventi regista. Con un film, secondo me, strepitoso, che è Miele, che fra l'altro ho visto più volte, dunque posso, almeno dal mio punto di vista, è un film notevole, notevole per quello che racconta, notevole come lo racconti, notevole come dirigi gli attori e soprattutto Jasmine Trinca, che è meraviglioso. Carlo Cecchi, anche però, libero di dire. Volevo insistere su Cecchi, perché veniva da volte chiamate con Napolitano. Sì, molti anni prima. Molti anni prima, però io quando l'ho rivisto mi sono trovato immerso di nuovo in un matematico napoletano di Martone, perché è una figura. Poi lo si è rivisto nel Martin Eden. In Martin Eden, certo. Vabbè, lui ha un grandissimo carisma, più che un attore, un artista. Tu ci avevi... raccontaci un po' come... Io lo conoscevo e lo volevo perché appunto, nonostante sia un attore che al cinema è strano per come parla, per come... non lo so, lo volevo perché proprio la sua persona, avevo voglia di lavorare con lui, è un uomo intelligentissimo e bello, molto bello. Volevo che fosse un uomo anziano molto bello, però non bello nel senso, sì, bello da vedere, ma non che fa il bello. Che avesse il carisma e l'intelligenza di Carlo, quindi lo volevo fin dall'inizio. Poi ho fatto un giro lungo di incontri con altri attori e così è successo anche con Jasmine. La volevo fin dall'inizio e poi ho fatto provini, però poi sono tornata a loro. Mi hai confermati? Sì, perché erano già entrati nel film prima che io, cioè mi erano già entrati nella testa, nell'immaginario prima che io lo dicessi ufficialmente, no? L'argomento, quello dell'eutanasia, è un argomento molto forte. Come ci sei arrivato? Lo avevi incontrato nella tua vita? O... perché non è semplice immaginare di fare un film su una ragazza che va in giro per aiutare le persone a morire. Ma c'era una doppia, come dire, vena, erano due cose parallele. Una, che avevo letto un libro molto bello che si chiama Vi perdono. Vi perdono di Mauro Kovacic, che era un libro che parlava di questo e di cui ho preso i diritti e l'ho trovato molto cinematografico come racconto. Naturalmente poi ho cambiato tante cose, l'ho spremuto come un limone il libro, preso le cose che mi interessavano e lasciato tutto quello che era nel suo immaginario ma non nel mio. E poi forse perché mi ero trovata davanti a una situazione in cui insomma, c'è sempre dell'autobiografia in qualche modo in quello che fai, anche quando la nascondi dentro le storie degli altri. E mi era successo di pensare, quando mio padre si è ammalato, a questa idea del decidere di non aspettare. Insomma, sono tutti pensieri che ho fatto e che mi avevano molto... turbato, era anche un modo per esorcizzare queste cose non dette, no? Mai raccontate, le prendi, le metti da un'altra parte che non ti riguarda, ma che ti riguarda moltissimo. È così anche per Euforia. Sì, perché arriva dopo e torna sempre attorno al problema della malattia.